Finalmente l'arena di Fortnite, il posto perfetto per incontrare tutti i migliori giocatori e prendere tanti di quegli schiaffi che neanche vostra madre vi riconoscerà. Ma oggi vi prometto che andremo a fare una bella vittoria reale. O almeno si spera. La mia tattica è non buttiamoci all'inizio perché c'è Lou Burdell, quindi io andrei in un luogo con della gente, ma non troppo affollato, quindi credo che in questi casi Borgo Bislacco sia perfetto. Ok, non è, diciamo che c'è più gente del previsto. Io direi di atterrare tranquillamente su sto pompa. Tanto c'abbiamo anche una cesta sotto. Ah, quello è una vittima facile. È una vittima facile. Vabbè, lasciamo, va. Allora, ci lootiamo tutte ste robe. E poi andiamo subito alla carica. Se l'avessi visto prima sto M4, quello lì sicuramente non avrebbe avuto una vita lunga. Allora, ci diamo la pozza, upgradiamo il pompa, ci sistemiamo l'inventario, ci diamo una sistematina sulla nostra poltroncina e andiamo a morire sostanzialmente. Andiamo a morire, però ci proviamo, ci proviamo. Qua dentro c'è uno, ma non abbiamo abbastanza materiali per fightarlo, a mio parere. Ok, il 37 gliel'abbiamo buttato. Poi. Ok, è più forte del previsto. No, da dietro no, da dietro no. Che fastidio. Dai, che fastidio quando ti prendono da dietro. Ma sto fightando con un altro. Fatti i cazzi tuoi. C'è qualcosa che non va in questa skin. Allora, sto giro basta Borgo Bislacco, basta le città più affollate. Ce ne andiamo nella foresta fregnante. Anzi no, andiamo al Parco Pacifico. Il cazzo che andiamo nella foresta fregnante. Andiamo al Parco Pacifico e spacchiamo tutti. Ah, ho capito perché non la vinciamo, perché non ringraziamo l'autistico. Ok, ora abbiamo ringraziato l'autista, ci siamo tirati sulle maniche. Che fai, non la vinci? Ci prendiamo sta pistolina. Vai, viecce. Viecce. Dai, che non c'hai vita. Sì, è la prima kill, l'abbiamo fatta. Siamo carichi sta partita. Visto? Abbiamo ringraziato l'autistico. E ora le vinciamo tutte. No, no. Dai, ti sei salvato per sbaglio, schifoso. Yessa! Visto? Oh, visto ringraziare l'autista, ragazzi. Il segreto è ringraziare l'autista. Allora, quelle bende non ci fanno schifo. La trappola. Vabbè, la prendiamo, ma tanto so che non la userò. Ci sistemiamo un attimo l'inventory. Ok. E io direi di andare avanti. Sistemarci il culettino di nuovo, perché sistemarsi il culettino sulla poltrona, ragazzi, è fondamentale. E sperare che il gioco di merda ci dia un'arma. Oppure aspettare che lui esca, fargli l'agguatone e prendersi tutto quello che. Come cazzo è possibile che il colpo non l'abbia. Dai, era una kill facile. Scotty Pipper! Ok. No, non posso ucciderlo. Non ho. Oh, pompa! Pompa, pompa! Sì! Boom! Ho sbagliato. Dai, non rompermi il cazzo! Porca merda! No, un maiale questo, un maiale! E scappa! Ma il tipo che stava fightando, dove è andato? Dai, vienimi addosso. Vieccia. Vieccia.
cazzo. Potevo far meglio. Potevo far molto meglio. Abbiamo l'ultimo colpo di cecco. Cosa vuoi fare? Cioè, oddio, cosa vuoi fare? È la fine! No, mi fa cadere, pezzo di merda. Mi devo curare, però. Vabbè. Sto schifoso. Oh! Dai! Dai! Poi alla fine, ragazzi, qual è il segreto dell'arena, sostanzialmente? Sopravvivere all'inizio. Se tu sopravvivi all'inizio, è normale che poi ti fai un botto di punti dopo. Ok? Il difficile, però, è sopravvivere. E voi direte, ma allora perché non ti butti in un posto più isolato? E io vi dico, avete ragione. Però c'è sempre quel brivido, quella voglia di fare le kill, no? Sapete com'è? E quindi uno si butta all'inizio sperando di fare il buga della situazione e ucciderli tutti. Invece muore come un cane. E quindi è una macchina viziosa di perdere punti. Poi, se il gioco non ti dà un pompa, che fai? Speri di vincerla senza pompa? Eh no, e infatti ci ha dato il pompa. Non ho idea di quanta gente si sia buttata. Non ho idea se ci siano fenomeni o meno in questa lobby. Oddio! Dov'è il pezzo di merda? Guarda, mi faccio i gran cazzi miei. Che quello là c'è il cecco e va a finire che mi ammazza col cecco. E no, grazie. Ti sta venendo a prendere. Ok, l'abbiamo picchiato, amici. Che palle, ma c'ho anche l'altro che mi... Eh no. Eh no. Eh no. Ok. E poi mi dà un fastidio che io sto fightando uno e arriva l'altro a rompermi le palle. Ma perché? Ma fatti i cazzi tuoi. Che faccio, che faccio, che faccio. Dai, questo qui è un coglione. Era un coglione. Buon, ci prendiamo tutto. Tutto ci prendiamo, non lasciamo indietro niente. Preferisco tenerle cura al momento perché sto giocando di merda. Ok, ci formiamo due materiali e andiamo dalla nostra prossima vittima. Città ripulita, kill presa, vita al massimo, materiali ne abbiamo. Oh, siamo soddisfatti. Questa è una situazione per la quale si va a vincere la partita. Me lo sento che la vinciamo, me lo sento qui e qui. E io direi, passiamo per le grandi e vaste praterie che il gioco ci pone davanti. C'è nessuno, nessuno. Oh, vedo delle costruzioni familiari. Stava diventando Running Simulator. Eh? Gioco di merda. È sempre così, non trovi nessuno tutta la partita. Poi ti arrivano tutti in massa, 700 contro 1. Sì, è sempre così, è incredibile. Oh, finalmente ho visto qualcuno. Eh sì, lo sento anche. Ma che cazzo volevi fare? Ok, dato. Che palle, costruisce un botto questo. Basta costruire. Dai, scendi. Three hours later. Tranquillo che te li faccio finire tutti e 500 i materiali. Sì. Oh, e ora ti ballo in faccia. Ti ballo in faccia da pezzo di merda. L'ho visto. No, pezzo di merda, pezzo di merda. Ho sbagliato. Vedete? Non abbiamo trovato nessuno per 6 ore. E ora ci arrivano tutti in massa. Ok. No, 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 calma, calma. Calma, calma, calma.
Oh. Fie questo che fastidioso. Ne sono uscito come di preciso. Dai, non ho più materiali. No, ci vuole far cadere, ci vuole far cadere. Siamo morti, siamo morti. Siamo morti. Siamo vivi, siamo vivi. Medikit, ti prego, lasciami in pace, ti prego. Ti prego. Dai, lasciami in pace, ma ammazza l'altro. Addio, smerda. Dai, mettimi la trappola. No, non ho più trappole. Ma che cazzo, mica ne avevo due. Che tensione. Che tensione papabilissima. Ok, stai giù, stai giù. Fammi curare, ti prego, fammi curare. Poi possiamo fightare quanto vuoi. Allora, o è morto o ce n'è un altro. Che tensione, che tensione. Dai, ma perché le mie partite in arena devono farmi male al cuore? Ok, le armi le abbiamo caricate, i materiali non li abbiamo. Ah, ma è mia, fuck, vabbè. Guarda che mi fai tanin 16. Che... no, non ho più materiali. Non ho più materiali. Non ho più materiali. Non posso fare un cazzo. Che palle. Visto? Tutti in 600 mi imitano. Ma che coglioni, sono skin di merda.